Benvenuti alla puntata numero 7 di Electric Motor News. Come vedete siamo ancora qui al Salone Internazionale di Ginevra perché le novità sono tante. Ormai tutte le case automobilistiche hanno delle vetture, delle gamme di vetture dedicate alla diminuzione delle emissioni di CO2 e non solo, vetture elettriche, vetture ibride, e quindi c'è tantissimo materiale da farvi vedere e noi siamo qui appunto per offrirvi tutte le novità e le curiosità direttamente dal Salone Internazionale di Ginevra. Quindi partiamo subito con questa nuova puntata di Electric Motor News, il primo e unico programma italiano dedicato alla mobilità alternativa ecologica. Ed è un grande piacere per Electric Motor News ritrovare il signor Antonio Marin di Comart, con il quale abbiamo parlato l'anno scorso, perché la sua vettura elettrica, il suo progetto di vettura elettrica si sta sviluppando molto bene. Buen día, y lo he presentado al público italiano diciendo que es un grande placer para nosotros de Electric Motor News volver a encontrarla con novedades de su proyecto de auto eléctrica. Sí, buongiorno, gracias por estar ancora aquí con noi. La principale novità è quella che lei mi ha appena detto fuori microfono ed è l'appoggio ad un importante fondo di investimento. Sì, fortunatamente abbiamo avuto un grande successo dall'ultimo salone di Ginevra per quanto riguarda il prodotto e le vendite, ed è stato più complicato trovare finanziamenti per la produzione. Per fortuna, da una settimana abbiamo firmato un contratto con un fondo di investimento francese con il quale possiamo vedere molto più tranquillamente il nostro futuro, e anche con molto ottimismo perché ci aiuteranno a crescere ed a fare tutto quello che serve. Allora il Salone di Ginevra è sinonimo di buona fortuna. Sì, la verità è che ese fondo también nos vio nel passato. Sì, per fortuna il fondo ci ha visto nello scorso Salone di Ginevra e questo ci ha portato fortuna. Di conseguenza è stato molto importante venire qui ed ora abbiamo presentato solo la gamma Rider, le auto che attualmente commercializziamo maggiormente, ma già possiamo sviluppare tranquillamente tutti i modelli che abbiamo previsto. Ecco, parliamo di mercato e di quello che c'è stato per voi dal Salone di Ginevra 2009 a quello di oggi. Com'è stato? Veramente molto buono per quanto riguarda le vendite dei prodotti, ma molto difficile al momento di trovare finanziamenti per la produzione. Nel 2009 abbiamo sviluppato una maggior quantità di modelli che si presenteranno in futuro. La nostra intenzione, e spero di vedervi là, è quella di presentare nel prossimo Salone di Parigi una gamma completa e pronta per la vendita. Immagino che è già pianificata. Quanti auto sono? È già pianificata e include 8 modelli e versioni che potete vedere nel pannello qui esposto. È già tutto pianificato ed i prototipi sono pronti al 95%. La filosofia è sempre quella dei veicoli elettrici a basso costo, affidabili e con tecnologia convenzionale? Lo meno possibile. Sì, questo tipo di veicoli sono quelli che noi proponiamo. Entrano nella nostra strategia e filosofia di prodotto. Sono veicoli ideali per l'uso residenziale. Sono affidabili, molto robusti ed in tutti i casi il cliente finale mai paga oltre le 10.000 euro. Il mercato più importante immagino che sia quello della Spagna, ma anche in altri paesi europei? No, attualmente il paese che recepisce meglio il prodotto è Francia, dove vengono venduti una grande quantità di veicoli. Il mercato comincia ad essere costante e già stiamo pensando anche di sbarcare in Italia. In Inghilterra c'è già gente che lavora per noi ed abbiamo richieste in tutta Europa. Il problema non sono state le vendite, ma la capacità produttiva che ora abbiamo assicurato grazie a questo fondo di investimento. E in Francia qual è il target delle città? Città di mare, città turistiche, spiagge? Tutti i tipi di città. Abbiamo clienti in diverse città perché, come potete vedere, noi abbiamo un veicolo ludico che va bene sia per il lavoro che per il tempo libero. Di conseguenza ci sono dei comuni che chiedono i veicoli per i servizi vari, manutenzione ed altro, e ci sono molte migliaia di comuni come ben sapete. Inoltre il rapporto qualità-prezzo è favorevole ed ogni volta che partecipiamo ad un appalto abbiamo ottime possibilità di essere scelti. Io la ringrazio per questa intervista, in bocca al lupo per tutto e buona continuazione qui a Ginevra e della produzione e soprattutto delle vendite. E sarà, immagino, al prossimo Salone di Ginevra o a quello di Parigi. Verremo qui a Ginevra, ma prima andremo a Parigi, dove dimostreremo tutto quello che siamo capaci di fare. Allora l'appuntamento è a settembre a Parigi 2010.
Sì, appuntamento a Parigi 2010 e, come ho già detto, con tutti i prodotti. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.